Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi vi proponiamo una crostata moderna alle fragole. I suoi gusti semplici e la sua golosità la rendono adatta a tutte le feste. È davvero semplice da preparare e vi assicuriamo un grande effetto wow a tutti i vostri invitati. Iniziamo! Mettiamo in un mixer 240 g di farina 00, 60 g di farina di mandorle, 90 g di zucchero a velo vanigliato, 125 g di burro freddo, i semi di vaniglia e un pizzico di sale. Frulliamo fino ad ottenere un composto sabbioso. Aggiungiamo un uovo e frulliamo finché avremo un blocco. Trasferiamo sul piano da lavoro infarinato e creiamo un rettangolo. Copriamo con pellicola e mettiamo in frigo per mezz'ora. Togliamo la pellicola e stendiamo fino a formare un cerchio con spessore di 5-6 mm. Lo arrotoliamo su un mattarello e trasferiamo in una teglia di 22 cm di diametro con carta forno sul fondo e imburrata lungo i bordi. Togliamo l'impasto in eccesso con il mattarello e rifiniamo con un coltello. Mettiamo in freezer per 15 minuti. Riprendiamo la teglia, copriamo con carta forno, aggiungiamo i legumi secchi e cuociamo a forno ventilato 160 gradi per 30 minuti. Dopo togliamo i legumi e la carta forno, poi rimettiamo nel forno per altri 10 minuti. Lasciamo raffreddare nella teglia a temperatura ambiente. Mettiamo in ammollo 6 g di gelatina in acqua fredda per 10 minuti. Poi frulliamo 250 g di fragole tagliate a pezzi con un Bimipimer fino ad ottenere una bella salsa. La passiamo in un passino per eliminare i semi ed eventuali residui delle fragole. Trasferiamo il composto in un pentolino e mettiamo sul fuoco finché sarà ben caldo. Aggiungiamo la gelatina adeguatamente strizzata al composto e mescoliamo fino a scioglierla. Infine lasciamo raffreddare. Nel frattempo semimontiamo 180 ml di panna da montare già zuccherata. Dovrà avere questa consistenza, spumosa, ma non del tutto montata. Aggiungiamo la salsa di fragole e la incorporiamo alla panna con una marisa. Trasferiamo la crema nella base della crostata, livelliamo per bene con una spatola e mettiamo in frigo per almeno 6 ore. Per la crema mettiamo in una ciotola capiente 600 g di mascarpone che ammorbidiamo con una marisa. Qui abbiamo la nostra marmellata di fragole. Vi lasciamo il link in descrizione. Ce ne serviranno 250 grammi. L'aggiungiamo poco alla volta, amalgamandola per bene. Poi iniziamo ad aggiungere, sempre poco alla volta, 100 grammi di panna montata già zuccherata. La consistenza dovrà essere così, bella soda che non cada dal cucchiaio. Riprendiamo la crostata dal frigo, togliamo la teglia, poi aggiungiamo uno strato abbondante di crema. Cospargiamo la superficie con 4-5 biscotti alle mandorle spezzettati e 3-4 fragole tagliate a pezzi piccoli e asciugate bene con carta Scottex. Creiamo una cupola con la restante crema. Ora mettiamo in frigo fino al bisogno. Qui abbiamo 450 g di panna montata zuccherata che coloriamo con il colorante alimentare rosso. Mescoliamo finché il colore sarà omogeneo.
Riprendiamo la torta e la copriamo interamente con un sottile strato di crema per far aderire bene la decorazione. La restante crema la mettiamo in una sac à poche con una punta a stella e facciamo delle rose su tutta la superficie della torta. Voilà! Guardate con quale semplicità abbiamo creato una bellissima torta! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio, e adesso gustiamo questa deliziosa torta! Cosa posso dirvi? È una torta deliziosa! Subito si nota la mousse alle fragole con il suo bel gusto deciso. Poi c'è la crema mascarpone e marmellata, bella vellutata e soffice. Poi si sente la pasta frolla che dona una nota croccante e infine la spumeggiante panna in superficie che va a completare la torta. Insomma è buonissima, assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo nel prossimo video.